Nuovo centro direzionale ENI, Italia. Tecniche ingegneristiche all'avanguardia, funzionalità ed estetica si fondono assieme nel nuovo centro direzionale ENI. Un'opera che va ben oltre i canoni tradizionali dell'edilizia civile e che consegna all'Italia un altro grande edificio iconico. Progettata dallo studio Morphosis e dal premio Pritzker Tom Main, la nuova sede ENI si estende su una superficie di 65.000 metri quadrati ed è composta da tre edifici direzionali, un centro conferenze, uno spazio espositivo e numerosi parcheggi. Gli edifici, nati per ospitare fino a 4.600 persone, sono tra loro indipendenti, ma collegati da lunghi ponti pedonali sospesi. Vere e proprie sfide ingegneristiche che hanno richiesto l'impiego di una speciale gru da 800 tonnellate, indispensabile per sollevare e installare le strutture. Fondamentale per le fasi di costruzione è stata la tecnologia BIM. L'innovativa modellazione in quattro dimensioni ha permesso di monitorare l'avanzamento dei lavori, garantendo i più alti standard di sicurezza, soprattutto durante le operazioni più delicate della costruzione. Tecnologia, sicurezza sul lavoro e sostenibilità sono i punti di forza di questa grande opera. Il centro direzionale è stato infatti concepito per ottenere il certificato LEED Gold per l'efficienza energetica. Grazie ai pannelli solari installati sui tetti, il centro produce energia in autonomia e attraverso un sistema di raccolta l'acqua piovana è riutilizzata. Il nuovo centro direzionale ENI è un'opera unica, alla cui realizzazione hanno preso parte circa 3.000 persone e una filiera di quasi 400 aziende fornitrici. Con questa grande opera, il gruppo WeBuild rafforza ulteriormente il suo track record nella realizzazione di edifici innovativi, iconici e sostenibili in tutto il mondo.